Mister, intanto complimenti, altra grande prestazione. Un suo commento su questa partita che poteva essere insidiosa vista la situazione di classifica del Verona. Ma guarda, grazie, grazie per i complimenti. Li girerò alle ragazze perché sono state molto brave. Poteva essere insidiosa, sì, perché quando giochi contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, il rischio può essere quello di sottovalutarla un po'. E dalla parte loro poteva esserci il rischio che venissero qui a giocarsi la partita con grande serenità. E invece è stata una prova, oltre che bella dal punto di vista tecnico, tattico, con i tanti gol, è stata una prova anche di maturità, una prova dal punto di vista mentale. Credo che abbiamo fatto veramente un grande passo in avanti e quest'oggi lo dimostra. La Roma diciamo, ha migliorato, no? Oltre che da un punto di vista tecnico con gli innesti, anche a livello di mentalità, secondo me, rispetto al passato. Ha detto lui giustamente partite come questa, ma l'atteggiamento, no? Con cui si entra in campo è diverso. Sì, beh, è una cosa dalla quale all'inizio dell'anno, dall'inizio della stagione, che cerchiamo di lavorarci perché crediamo sia uno degli aspetti più importanti se vuoi stare ad alto livello, se vuoi competere nelle prime posizioni, se vuoi arrivare a un livello europeo. E questa è una cosa fondamentale. Sicuramente l'innesto di alcune calciatrici ci ha dato una grossa mano, perché è inutile dirlo, ma tutte quante in questo momento stanno crescendo tanto sotto questo aspetto, anche le ragazzine più giovani stanno facendo un passo veramente in avanti. Mister, tutte brave, tutte presenti di testa, però un pensiero per Miato dice che è entrata e sembra aver sempre giocato con questa squadra e al posto giusto, al momento giusto, quando serviva. Sì, beh, lei si sta allenando bene da quando è arrivata. È chiaro che bisognava avere un attimino di pazienza per poterla inserire, per poter cercare anche per lei, no? Ad avere il tempo necessario che capisse, no? Quello che veramente vogliamo in squadra e quello che vogliamo da lei. Lei oggi era molto motivata, ha fatto una settimana bellissima ed era giusto darle il giusto spazio. E abbiamo provato a giocare in un modo che non avevamo ancora giocato, cercando di mettere due trequartiste vicino a Paloma, Andressa e appunto Mijatovic, e lei ha sfruttato benissimo l'occasione perché oltre ad aver fatto i due gol, ma che hanno sbloccato la partita, ha fatto una grande prestazione. Ma lei tecnicamente è molto forte, è una giocatrice anche che ha esperienze internazionali, quindi ci può veramente dare una grossa mano. Senti, un pensiero su Valeria Pirone che entra, fa gol e poi lei ha il killer, no? La deve buttare dentro, non tira in porta, fa segnare Roman. Ah, guarda, Valeria oggi credo, ma come sempre, è entrata benissimo ed è un valore aggiunto per noi. E la cosa bella è questa, lei fa gol, lo fa fare, questo fa ancora capire quanto gruppo c'è in questa squadra, perché oggi veramente sono andate in gol tutte, quindi tutti gli attaccanti, e questa è la cosa veramente molto importante. Quindi solo complimenti per Valeria, come per Vanessa Bernauer, come per Borini, che è entrata benissimo, la stessa Mina Bergens, che si allena sempre molto bene. È una ragazzina giovane che ha grande voglia, grande determinazione. Sono contenta per lei. Contento per Roman Haug perché per un attaccante fare gol è sempre la medicina migliore e oggi l'ha fatto. È il suo primo gol nella Roma, quindi questa è una cosa bella. Mister, la sosta dopo 13 risultati utili di fila e poi la parte finale della stagione. Benedetto o maledetto in questo momento, dopo No. sta squadra qua? In questo momento credo che un po' di sosta faccia bene, a parte il fatto che poi noi di vera e propria sosta non ne possiamo parlare perché abbiamo 14 giocatrici che vanno nelle rispettive nazionali, quindi proprio vera e propria sosta non è, però in questo momento forse lo staccare un attimino la spina e poi concentrarci, ributtarci per quello che può essere un finale di stagione importantissimo, perché abbiamo un obiettivo da raggiungere in campionato, abbiamo una semifinale e speriamo una finale di Coppa Italia da giocare. Mister, una parola per il sostegno dei tifosi, oggi non si è accorti. Oggi grandissimi, bellissimo, credo siamo l'unica squadra in Italia ad avere un pubblico così e veramente non posso far altro che ringraziarlo. Grazie. Grazie. A voi.